Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi del segno dello scorpione, ascendente scorpione, luna o Venere in scorpione. Andiamo a vedere quali sono le linee guida di questo mese di giugno 2024, analizzandoci più aspetti, più aree della tua vita, per vedere anche qual è la missione dharmica, ossia la missione della tua vita in questo mese. Analizzeremo la parte generale, lavoro e talenti e l'amore, ok? Ok. Allora, Scorpione, andiamo a mettere tre carte per le aree suddette. Energia generale per lo Scorpione. Lavoro e talenti. E amore. Ok. Adesso mettiamoci una carta jolly che leggeremo alla fine come collante di tutto rispetto alla missione dell'anima in questo mese, come si svilupperà la missione della tua anima in questo mese, che leggeremo alla fine. Allora, mettiamo qua, ci mettiamo il lavoro qua e l'amore qua. Ok, e iniziamo con la parte generale, Scorpione. La porta di casa. Questa è una porta che mi parla di grande serenità su più ambiti, eh? La porta di casa, qua abbiamo tranquillità, serenità, creatività, anche un impegno per la tua casa, no? La casa è il luogo che abiti, è lo specchio di chi sei. E vedo cura nei particolari in questo. In linea generale, la porta di casa è una porta di grande serenità e tranquillità, anche di traguardi emozionali. Ok, andiamo a vedere di cosa ci parla, cosa ci aggiungono i tarocchi sulla porta di casa. Scorpione, giugno 2024. Sette di spade, cinque di coppe. Ora ti dico, il carro. Ti dico che mi fai fuori delle circostanze o delle persone, o ti accorgi delle vere intenzioni di alcune persone nella tua vita. Sette di spade, cinque di coppe. Qua c'è una situazione che tipo un po' dici, non mi puzza un po' quando si dice questa situazione, questa persona. Ok, qua ti rendi conto che una persona non si comporterà bene con te, non si è comportata bene con te. Il carro, prendi la decisione di avanzare, di metterti alle spalle questa situazione. Ok, mi marcano una situazione di mancanza di fiducia tua nei confronti di una persona. Che è come se ti rendi conto che questa persona non vuole proprio il tuo bene, una situazione karmica di questa natura, però hai la forza con il carro di avanzare, cioè di prendere la decisione. Il carro ha a che fare con la decisione da prendere, e tu ti metti alle spalle una situazione, o che in questo mese scopri di una persona che non vuole proprio il tuo bene, diciamo, oppure l'hai già avuta questa situazione, ci stai rimuginando su, però prendi la decisione di andare avanti. Tant'è che ti dicevo, la porta di casa è una carta di grande tranquillità. Aggiungiamone due altre. Sì, 10 di spade. Un'altra. Il 9 di spade. Allora, qua mi dice che c'è una situazione difficile con una persona. E riconosci le vere intenzioni di una persona di vari ambiti, può essere un conoscente, può essere un amico, e mi dicono che questa una persona che è come se tradisse la tua fiducia. Si chiude questa situazione qui. Ci sono preoccupazioni in merito a questa circostanza qui, che faccio, che non faccio, la chiudo, non la chiudo, sì, la chiudi. O comunque sia, il carro mi parla di trionfo dalla tua parte. Che energia ha il carro? Il 10 di coppe, assolutamente. Ti circonderai delle persone di cui ti fidi, della tua famiglia o chiunque, le persone che ti danno amore, che ti danno
Vuoi avanzerai verso le persone 10 di coppe che sono per te la tua famiglia, le persone più che ti stanno a cuore veramente, che vogliono il tuo bene. Questa è una situazione karmica, descritta già dal tuo, appunto, dal tuo karma, dal tuo destino, affinché tu prenda la decisione di voltare pagina. Ok, vediamo il lato positivo. Carta positiva per te. Cavaliere di coppe, c'è l'amore che bussa alla tua porta. C'è l'amore che bussa alla tua porta in questo mese, Cavaliere di Coppe. Per alcune di voi, questa situazione che ho descritto con una persona di interesse, che può essere anche un'amica in particolare, un amico, per alcune di voi questa situazione che ho descritto, che avevate dato per chiusa, per persa, una situazione di una persona che ha tradito la tua fiducia, c'è un rientro di questa persona col Cavaliere di Coppe. E tu ti vedo preoccupata nel non saper un po' cosa fare. Vedi, Regina di Spade. C'è il rientro di una persona che ha tradito la tua fiducia. Vediamo il 9 di Spade. 10 di bastoni. Allora, tu puoi avere. Ti vedo un po' preoccupata, avere un po' di preoccupazione rispetto a questo. Ti può far fatica accettare l'invito di questa persona, se è una persona con la quale già è successa questa cosa, eh? Altrimenti queste carte mi stanno parlando di una circostanza in cui tu ti metti alle spalle una situazione di mancanza di fiducia con una persona che ti ha tradito o ha tradito la tua fiducia. E qua c'è l'amore dalla tua parte, una persona nuova che ti dà molta più serenità e tranquillità, vedo più gioia. Ok, vediamo il lato negativo. 4 di denari, sei un po' restia ad aprirti, che sia la stessa persona, una persona nuova, o sull'amore o a livello affettivo, sei un po' restia ad aprirti, perché ti vedo qua condividere con gli amici tuoi più stretti, con le persone che ami di più, no? E la gioia nel cuore, eccetera. Sull'amore con una persona di interesse c'è l'opportunità, ma ti vedo un po' più restia ad aprirti. Può essere la stessa persona che ti chiede udienza. Ti vedo un po' restia ad aprirti. Per alcuni di voi è difficile riaprire questo capitolo. Per altri invece qua c'è una persona nuova che ti permette di mettere alle spalle una situazione difficile. Ti vedo un po' restia ad aprirti, però l'opportunità c'è. Ok. Ok, ragazze mie, questo è il senso. Questo è a livello generale. Ti dico che con la porta di casa qua io vedo famiglia, amici, la condivisione, ti vedo piena di affetto, ok? Con le persone che ti danno affetto, ok? Poi ci andiamo ad analizzare l'amore. Adesso andiamo a vedere il lavoro. Allora, lavoro, Scorpione, giugno 2024. I guardiani delle porte. Qua abbiamo dei progetti in cantiere. Oppure c'è qualcosa che è in gestazione sul piano lavorativo, o dei progetti in cantiere, dei progetti tuoi che ancora non prendono ancora l'avvio perché ci stai lavorando su. Che qua c'è qualcosa dietro la porta, no? È il guardiano che fa da guardia, non fa entrare nessuno, qualcosa che è in gestazione. Vediamo di cosa si tratta, Scorpione. Lavoro giugno 2024. Situazione attuale nel lavoro. Il Papa. Ti vedo molto responsabile, occupandoti anche di più faccende, anche che riguardano altre responsabilità, magari non solo tue, responsabilità a carico di figli, di famiglia. Ti vedo molto responsabile su questo, su più fronti. Cos'altro? Regina di bastoni, la ruota della fortuna. Wow, il fante di coppe. Se avevi un progetto in cantiere, c'è una notizia positiva per questo, molto positiva. Allora, io qua vedo che tu vieni anche premiata o premiato sul posto lavorativo per
per il tuo essere. Vedo che a livello lavorativo hai tutto sotto controllo, arriva un cambio, fante di coppe, che ti rende molto felice sul piano lavorativo. Vediamo di che natura è questo cambio. La ruota, il fante di coppe. 9 di denari, un successo pieno in termini di denaro e di economia. Io credo che qua tu possa avere un cambio per delle cose che hai già fatto. Io qua vedo il 9 di denari, mi pare la più bella carta che può uscirti insieme al mago sul piano lavorativo. E c'è un cambio in tal senso, o un progetto nuovo che ti porterà nei prossimi, poi nel mese prossimo di luglio, un'economia importante. Oppure ci sono delle entrate di lavoro all'improvviso, delle entrate di denaro all'improvviso, o c'è qua un lavoro fatto apposta per te che ti gratifica. Vedo entrate di denaro e di lavoro. E anche lavoro nuovo. Vediamo il positivo per te. 9 di spade. Potevi avere un po' di preoccupazioni in merito a questa cosa, però non ci saranno più. 9 di spade al positivo mi dice di preoccupazioni o paure, se andava bene un progetto, se andava bene il lavoro, ok? Non ci saranno più, arriva un cambio improvviso per te, ok? Questa è una bellissima stesa, qualcosa che era in gestazione si sblocca e ti porta dei cambi repentini, ok? Vediamo cosa ti dice l'oracolo. Lavoro, scorpione. La tempesta perfetta e il coraggio di entrare nella vita. C'è qualcosa che arriva, perché la tempesta perfetta? Ah, il me tossico, risanare corpo, mente e spirito. Ti dicono, finalmente ti puoi rilassare in questo mese. Hai combattuto tanto, ok, hai combattuto tanto per qualcosa, ti sei fatta carico di tante responsabilità, avevi delle preoccupazioni, non ci saranno più. Già all'inizio del mese o a metà mese arriva questa notizia qua, non ci saranno più. Vediamo cos'altro. Lavoro, scorpione. Sì, è la carta più bella che ti poteva uscire. Co-creare, vedo cooperazione, vedo intenti, vedo costruzione, vedo energia molto positiva, ben aspettato il lavoro per te. Ok, ragazze mie, adesso passiamo all'amore. Ci analizziamo l'amore. Allora, vediamo un po'. Amore, scorpione. Wow, la porta delle stelle. Questa carta è come se fosse uscita la stella. La stella mi parla di sanazione, di riconciliazione, mi parla di amore romantico, mi parla di realizzazione di un sogno, mi parla dell'amore che arriva nella tua vita o fluisce nella tua vita. E poi mi parla anche, questa carta ti dice, se sei per conquistare una persona o comunque sia per affinché l'amore sia quello puro, devi comportarti in modo autentico, ti dice questa carta. Quindi l'autenticità è alla base delle relazioni in questo mese. Autenticità che cosa vuol dire? Devi seguire la tua natura selvaggia, che non ha a che fare con la mente razionale, senza maschera. Ok, vediamo un po'. Scusate. Allora, vediamo amore, quindi scorpione. Giugno 2024, energia attuale nell'amore per le mie ragazze e i miei ragazzi dello scorpione. Asso di spade, comunicazioni, vedo comunicazioni, vedo un inizio, tutti gli assi sono inizi, no? Vedo un inizio, il sole, bellissima energia, qua c'è qualcuno che ti dà molta felicità. Vedo comunicazioni, chiarimenti anche, vedo felicità, vedo un nuovo inizio con una persona nuova, che può iniziare tutto come una bellissima amicizia, c'è molta amicizia qui, comunicazioni, molti di voi stanno già conoscendo questa persona, peraltro l'energia del presente, quindi è già un inizio adesso, cioè sta arrivando. Vediamo un po' cosa succede nel mese di giugno 2024 per lo scorpione, amore. Cavallo di bastoni. 10 di bastoni, la forza. Qua c'è una persona che ti conquista a tutti i costi. Perché dite questo? Ci possono essere un po' di pesantezza o difficoltà inerenti a qualcosa, 10 di bastoni, però la forza mi parla di un recupero pieno rispetto a delle difficoltà o degli intoppi, dei ritardi
Scusami. Ancora i postumi e l'influenza. Dei ritardi che ci possono essere. Allora, io qua vedo questa, c'è una persona pronta ad abbattere, cavalieri di bastoni, che va incontro al 10 di bastone, abbattere ogni tipo di, a superare ogni ostacolo e la forza a mettere sforzo e impegno nella connessione. Qualsiasi tipo di ostacolo, di intoppo, impedimento ci può essere, questa persona lo supera. Io non so se state già conoscendo questa persona o avete già a che fare con questa persona. Mi dicono che ci sarà un'energia proprio di impulso, di forza, di realizzazione. Se è una persona nuova, io vedo che qua inizia tutto come una bellissima amicizia con delle comunicazioni. Sono ben aspettate le comunicazioni. Cambio repentino, questa persona vuole venire da te, stare con te. La forza mi parla proprio dell'energia di questa persona che vuole combattere per la connessione. Energia di grande forza. Ariete, Leone, Sagittario e Leone come energia. Però è questa proprio l'energia, eh? Vediamo un po'. Energia positiva per te in amore? Re di coppe, che ti ho detto? Qua c'è una persona che si esprime emozionalmente a te, una persona che ne vale la pena, una persona di spessore, mi dicono le carte, che ne vale la pena. Assolutamente, una persona che ne vale la pena. Forse il segno del cancro, pesci, scorpione, come te. Però dice una persona che ne vale la pena, l'amore gira dalla tua parte, ti vedo fluire alle emozioni. Sì, una persona aperta emozionalmente a te. Vediamo quale può essere il blocco. Forse tu non ti decidi a dare il passo, c'è due di coppe, oppure questa persona non si decide del tutto ancora. Il due di coppe al blocco mi parla della persona che è disposta ad aprirsi emozionalmente a te. Però c'è qualcuno che ha dubbi, due di coppe. Non so se sei tu o questa persona. Un po' di dubbi, no? Perché il. Fammi vedere perché il 2 di coppe. L'asso di coppe. Chi è che non riesce ad aprirsi qua all'amore? O tu o la persona che arriva? Io credo che sia tu. 5 di spade. Vediamo qual è la sfida per te. La sfida per te è il fante denari. Qua mi dicono che l'opportunità c'è e quindi la sfida ti dice cosa vuoi fare. L'opportunità è in concreto, è qualcosa in concreto. Che fai? C'è questa opportunità. Mi spiego? Non so perché puoi avere dei dubbi nel lasciarti andare all'amore, un po' di paura. Fammi vedere questo 10 di bastoni. 4 di bastoni, forse un po' di impossibilità a vedersi. Forse c'è impossibilità a vedere, oppure non sei sicura che questa persona ti può dare stabilità. Che il 10 di bastoni è un'energia di pesantezza, di stanchezza, aspettata dal 4 di bastoni rispetto a un incontro o una stabilità. Vediamo un po' che cosa succede alla fine tra tutti e due. 8 di coppe. Il mondo e il 3 di coppe alla fine ti lascia andare qua. Nonostante puoi nutrire un po' di dubbi, io credo che sia tu. Vabbè, puoi anche essere altra persona. E magari per una distanza, 10 di bastoni, il mondo mi parlano di una distanza e quindi ci possono essere un po' di difficoltà per un incontro. Però qua da 8 di coppe arriva un cambio, il mondo mi parla di una nuova tappa che porta a un incontro. Il 3 di coppe, festeggiamento, allegria, bellezza, mi spiego? E quindi è una stesa bellissima questa, eh? Ok. Sì, ragazze mie, e così stanno le cose. Alla fine io vedo che qua tutto fluisce. Ripeto, l'unica cosa può essere un po' la distanza. Qual è l'energia del mondo? Gli amanti, no, arriva una nuova tappa per te l'amore. Tu prendi la decisione di aprirti all'amore. Chi aveva i dubbi prende la decisione di aprirti all'amore. Non so se sei tu o questa persona. Quindi, ma qua è una stesa bellissima, ok? Vediamo cosa ti dirà questa persona. Forte il segno dei gemelli anche, eh? Cosa ti dirà questa persona? Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Te l'ho detto anche qua. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Cos'altro? Voglio fare l'amore con te. Cos'altro? Per tutte le ragazze nuove, i miei oracoli lui e lei sono sotto all'info box in descrizione. Eccola, sono uscite 2000.
cos'altro? Ti percepiscono ogni cellula del mio corpo. Questa è una persona che te l'ho detto anche qua che ne vale la pena, quindi dubbio credo che siano tuoi. Però alla fine vedo che ti lasci andare, ok? Vediamo cosa ti dice questa carta, l'altra carta oracolo. La storia infinita, co-creare, assolutamente, respirare. Ti vedo con questa energia della storia infinita, no? E c'è un po' di affanno sull'aspetto emozionale. Co-creare mi parla di un intendimento, venirsi incontro, intendersi e respirare. Ti dicono respira, non agitarti, che tutto si predispone a tuo favore, ok? Adesso, concluso l'amore, adesso andiamo a vedere la carta Jolly qual è per te, per suggellare il tutto, la missione della tua anima in questi giorni di giugno. La libertà. Libertà per te e per gli altri, eliminazione dello spadrone del pensamento negativo. Allora, la missione della tua anima in questo mese di giugno, al netto di tutto quello che abbiamo letto dall'inizio della stessa adesso, è liberarti dai condizionamenti della mente razionale. Ok? Essere libera di esprimere, libero di esprimere la tua natura selvaggia, che ha a che fare con l'inclusione di tutte le tue emozioni, non denigrarle, che siano belle, brutte, includile tutte perché fanno parte del tuo Dio interiore. Ricordati che entusiasmo significa enteos, viene dal greco enteos, essere in Dio. Siccome ogni emozione è un Dio, anche quella che la tua mente razionale giudica sbagliata, quando tu senti l'emozione e l'accogli come Dio, guadagnandoti il suo favore, sei in Dio, sei entusiasta anche quando accogli la dea della rabbia, ok? Quindi la tua missione è proprio questa, libertà dall'ostruzione della mente razionale. Quindi, ragazze e miei ragazzi, godetevi questo mese meraviglioso, io vi ringrazio, concludo qui. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Muah!